affievolire il sole con la chimica. Esattamente come quando col variatore abbassate l'intensità della luce, chi controlla le nostre vite hanno pianificato di affievolire la luce del sole. Il multimiliardario Bill Gates, che ha espresso di farci mangiare insetti e carne sintetica prodotta in laboratorio, ha pianificato per noi il progetto SCOPEX, Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, esperimento sulla perturbazione controllata stratosferica, ovvero quello di creare nuvole chimiche artificialmente, in modo che al suolo la temperatura sia più fresca attraverso una tecnica chiamata Stratospheric Aerosol Injection, iniezione di aerosol stratosferico, ovvero bloccare la luce del sole. Tutto questo per il riscaldamento globale, ma è una balla. Basta semplicemente, attraverso il fornito indice alfabetico, prendere visione dei diversi video cercando le voci riscaldamento globale. Avete appena visto il video pubblicato il 9 maggio scorso che nel Regno Unito spingono per il programma di riflettere la luce solare. Bill Gates ha acquistato un immobile del valore di 43 milioni di dollari a Del Mar, una piccola cittadina appena a nord di San Diego in California. Ora, se fosse così preoccupato dell'innalzamento del livello del mare, perché mai avrebbe acquistato questa proprietà in riva al mare? Sempre attraverso indice alfabetico cercate la voce innalzamento del livello del mare, fake news. Ora, se la geoingegneria aiuta o meno a mitigare l'innalzamento del livello del mare, le implicazioni sono molto più pericolose. Quando vai a scompigliare il sole, la fonte di tutta la vita sulla Terra, metti in gioco tutta la vita della Terra. Per gli esseri umani significa meno vitamina D, significa molte più malattie depressive. Per le piante tutto ciò compromette la fotosintesi clorofilliana, che si traduce in minore produzione e rendimento dei raccolti, di conseguenza scarsità di cibo. E per l'atmosfera? Tutta questa manomissione disturba le piogge che innescano siccità in alcune zone e altrettanto inondazioni fuori controllo in altre, che minacciano le forniture del cibo. La geoingegneria, come hanno suggerito molti scienziati non allineati, è che questa tecnica è il rischio di termination shock, ovvero il rapido aumento delle temperature globali se l'SRM viene implementato e poi interrotto improvvisamente con il risultato di conseguenze catastrofiche. In Italia, se non ve ne siete ancora resi conto, sta succedendo da anni, e se lo faranno anche in altre nazioni sappiate che con questi esperimenti mettono a repentaglio il mondo intero. Nei link del video trovate tutti i collegamenti con le pagine di quello che vi ho esposto, tanto per tappare la bocca a quel paio di imbecilli dove commentano che mi invento le informazioni. Saluti!